Benvenuti di nuovo nella cucina da gioia. Oggi vado a fare il ragù alla bolognese alla mia maniera, come piace a me. Ho bisogno di una pentola o d'alluminio o d'acciaio, però col fondo spesso. Questa qua ha il fondo molto spesso. Un cucchiaio per girare tutto. Il blender che devo fare sia della carota, cipolla e aglio che devo tritarle. Qua ci sono 750 grammi di carne di manzo non troppo grassa, vedete ci sono i pezzi di grasso. Ho 750 grammi di carne di maiale, anche questa qua non troppo magra. 500 ml di vino, 4,5 kg di pomodori pelati. Ecco questo qua che adesso andrò a tritare, quindi carote, sedano, cipolla e aglio. Le bacche di ginepro, ne metto 5, 3 chiodi di garofalo, la noce moscata che andrò a grattugiare, 2 foglie di alloro, il mazzetto aromatico composto da salvia e rosmarino legato così non va in giro il rosmarino, il sale grosso, adesso io qui ho scritto 15-20 grammi, ma sarà sicuramente molto di più, assaggiate sempre il prodotto finale, l'olio extravergine per rosolare le verdure. Il pepe sempre alla fine, come dico sempre nelle mie ricette, perché il pepe va sempre alla fine. Adesso vado a tritare le verdure e naturalmente, come dico sempre, sotto c'è tutta scritta la ricetta con tutte le dosi giuste e c'è anche tutto il procedimento. Se volete vi potete iscrivere anche al mio canale e mettermi un like. Arrivederci dopo. Adesso vado a tritare le verdure. Adesso andiamo a soffriggere. Ecco qua, ho già messo un bel po' di olio. Come vedete, ho già fatto il trito delle verdure. Naturalmente con il robot della Kevunt riesco a farlo prima. E comunque la dose delle carote, della cipolla e del sedano variate voi in secondo dei vostri gusti. Io metto la mia ricetta, poi ognuno ha il suo gusto. Bene, sono passati circa 5 minuti, ho rosolato le verdure. Andiamo a mettere la carne di manzo, quella di maiale, voilà, e andiamo a rosolare questa qua. Passeranno altri 10 minuti più o meno, sempre a fuoco massimo, è quello più grosso per il momento. A dopo. Bene, adesso l'abbiamo rosolato, vedete che è già attaccato sotto, comunque è il suo buono. Abbiamo rosolato, gli mettiamo il vino. Facciamo sfumare. Bene, passato quasi mezzo minuto, vedete che la rosolatura sotto è già sparita, vedete che col vino si stacca tutto, quindi non è un problema, anzi è il suo buono. Vado già a mettere il mazzetto aromatico, le foglie di alloro, le bacche di ginepro, i chiodi di garofano e questo quarto di noce moscata, la grattugio tutta. Io preferisco grattugiarla sempre al momento perché ha più sapore piuttosto di quella macinata. Bene, la noce moscata gliel'ho messa, ho avanzato questo pirulino qui piccolino, non glielo metto dentro. Poi naturalmente assaggiate di gusto, come sempre. Ormai vedete che ormai ha ridotto tutto, anche il vino. Perfetto, adesso andremo a mettere dentro la salsa pomodoro. Anzi, i pelati, i pomodori pelati. Attenzione, un coltello. Voilà. Se ve ne resta un po', mettiamo un goccio d'acqua, come sempre. Lascia sciacquare il contenitore, che siano queste, che siano le latte, sciacquatelo sempre, così da recuperare tutta la salsa al pomodoro. Metto già il sale, questi sono 60 grammi di sale, ma tanto ci va tutto. Poi andremo a vedere se necessita di più sale, però alla fine. Ecco fatto. Ora aspetterò che arrivi a bollore
Una volta che prendo il bollore, lo metterò sul fuoco minimo, su quello più piccolo, perché, come dice anche la pubblicità del Ragù Star, per farvi un esempio, il ragù va cotto a fuoco lento, ma non è in questione di ragù bianco, quindi solamente carne con vino bianco e un po' di brodo che deve cuocere. Qui si tratta di pomodoro, perché tutte le volte il pomodoro, quando viene cotto, deve cuocere a fuoco basso, altrimenti inacidisce. Solo per quello che c'è la cottura che è molto, molto lunga e ci vuole molto più tempo, perché se bolle troppo e prende troppo calore, praticamente va a inacidire il prodotto e non viene buona la cosa. Questo vale anche per le conserve, qualsiasi cosa che fate col pomodoro. A dopo. Bene, adesso ha cominciato ad arrivare a bollore, passato circa un quarto d'ora, lo spegniamo da fuoco grande, lo mettiamo su quello piccolissimo, lo accendiamo e lo metto al minimo. Tra 12-13 ore lo spegnerò e vi farò vedere com'è. Adesso sono circa le 11 di sera, domani a mezzogiorno lo spengo e ve lo faccio vedere. Arrivederci a Sì, dopo. sono passate 13 ore, il ragù è pronto. Come vedete si è ridotto di parecchio, così vi faccio vedere com'è rimasta la pentola. Diamo una girata. Eccolo qua il nostro bel ragù. Bene, ecco qua il nostro ragù, naturalmente assaggiatelo di sale e di pepe. Io adesso andrò a finire di peparlo, l'ultimo giro di pepe, perché il pepe, come ho detto, va messo sempre alla fine. E dopo potete adoperarlo per fare le lasagne o quello che volete come la pasta. Ecco fatto. Bene, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.